Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Difatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. La prima lettura qui si riferisce a un'antica profezia. C'era un re piuttosto cattivo in Israele, qui si parla di parecchi secoli prima di Cristo, il quale stava per essere punito dal Signore. Dice: arriveranno i nemici, distruggeranno il tuo regno, tu sarai fatto schiavo, eccetera, eccetera. E allora Geremia guarda questa situazione molto difficile e fa questo oracolo, questa profezia. Dice il Signore: verranno giorni in cui darò a Davide, cioè a Israele, al regno di Davide, un germoglio giusto che regnerà davvero re e sarà saggio e eserciterà il diritto e la giustizia, cioè in pratica quello che il re non ha saputo fare, diritto e giustizia. Giuda sarà salvato, Israele tranquillo, quindi sia il nord che il sud di Israele saranno tranquilli. E poi dice: e avrà questo nome, Signore nostra giustizia. Ecco qua, quindi questa nascita di Gesù è stata anticipata dai profeti, ma non solo questo, ci sono anche altri profeti che hanno visto la nascita di un figlio, di un Messia che salverà Israele, quindi anche noi che siamo il nuovo Israele siamo stati salvati proprio da questo bimbo, da questo Messia che nasce. E poi nel Vangelo troviamo Maria e Giuseppe. Dovete sapere che ai tempi due ragazzi, Maria avrà avuto 16 anni, Giuseppe forse 20-22 anni, erano sposati regolarmente secondo la legge. Però prima di andare a vivere insieme doveva passare un certo periodo, questa era la norma del matrimonio ebraico. Quindi si sposavano, poi aspettavano qualche mese e poi andavano a convivere. E Maria e Giuseppe sono in questo periodo, già sposati legalmente, però ancora non convivevano. E Maria resta incinta. Quindi pensate al povero Giuseppe. Dice: io non ho avuto rapporti con mia moglie, ma lei è incinta, come mai? Ci sono dei quadri molto belli con Giuseppe dubbioso, eccetera, eccetera. Bene, pensava addirittura di divorziare, di separarsi. Pensate. Ma arriva un angelo in sogno e dice: Giuseppe, non temere, il bimbo che nascerà è figlio di Dio, eccetera, eccetera. Quindi, e
c'è questo riferimento alla profezia. La Vergine concepirà e darà a luce un figlio chiamato Emanuele. Notate che nella storia ebraica nessuno si è mai chiamato Emanuele, Dio con noi. Oggi noi sì, abbiamo ragazzi e ragazze che si chiamano Emanuele, Emanuela, ma ai tempi no. Nessuno poteva chiamarsi Emanuele, Dio con noi, immaginatevi. E allora Giuseppe si fida dell'angelo, del sogno, tiene con sé Maria e allora la prese come legittima moglie. Tutto questo cosa vuol dire? Che a volte anche i sogni sono profetici per noi. A volte mi dicono: padre, ho sognato il mio nonno defunto, la mia nonna defunta, ho visto delle cose che poi si sono avverate, addirittura. Ebbene sì, il Signore usa anche i sogni a volte per comunicarci delle cose. Sono questioni che ho visto, che ho toccato con mano, quindi a volte anche i sogni sono portatori della volontà del Signore. Non sempre, a volte sono semplicemente nostre paure, nostri desideri, però a volte sono anche espressione della volontà del Signore. Quindi teniamone conto, teniamo conto anche di questo. Se ci viene dato in sogno qualche messaggio, qualche indicazione, cerchiamo di adempiere a quanto ci viene comunicato dal Signore. Sia lodato Gesù Cristo.